mangiare sushi, no, con la pasta. Wow, questo è bellissimo. Mettiamo in mezzo. Oh, che buono. Grazie, mamma mia, questo è buonissimo, questo sushi, ragazzi. Comunque sto dicendo, Armando va a mangiare sushi con la maglia Barilla. Bellissima. Grazie, allora, io sono stanchissima, non fate caso al mio aspetto, ma mi sto struccando. E Daniel l'ho messo nella culletta, anche se vi dico la verità, nella culletta non tanto gli piace stare, ma molto di più preferisce tipo la sdraietta, avete presente? Abbiamo preso la sdraietta, dopo casomai ve la faccio vedere. E là gli piace molto più di stare, proprio ho preso quella che si muove, tutta carina, adoro. Comunque vi voglio struccare assieme a voi perché vi voglio far scoprire questi nuovi prodotti che, ragazze, sono favolosi. Li sto amando, infatti li sto utilizzando ogni sera. Sono al caramello e vaniglia, sono troppo troppo buoni, profumatissimi e poi super super naturali. E sono i nuovi prodotti di Hello Body della linea Cara. Voi sapete che io collaboro con Hello Body, infatti anche su Instagram ho fatto diverse storie eccetera, e ve li voglio far scoprire anche qui su YouTube perché, ragazze, sono buoni, sono naturali. Poi questa nuova linea, appunto Cara, è buonissima, è appunto una linea che è profumata al caramello e vaniglia e c'ha il latte detergente, adesso li utilizzo assieme a voi. Poi ci sono, poi c'è la crema viso che è buonissima, super super leggera e anche molto opacizzante, quindi non unge il viso, è ottima anche per chi ha la pelle mista. E poi c'è il tonico che è super super buono per eliminare le impurità e i pori dilatati dal viso, è buonissimo. Comunque con questi tre semplici prodotti veramente la pelle vi migliora un sacco. E in più ci sono anche questi qua, questa è una figata, e sono i dischettini Hello Bamboo, sempre di Hello Body. Praticamente sono dei dischetti, c'è un sacchetto dove ce ne sono veramente tantissimi, e sono dei dischetti di bambù che sono riutilizzabili e lavabili, figata, quindi non si inquina, vedete? E quindi li potete lavare, a parte che ce ne sono un sacco, quindi nel frattempo che li lavate potete anche ogni sera lo lavate perché ce ne sono tantissimi qua. E poi la cosa bella è che, oltre al fatto che non si inquina perché sono di bambù, è che il bambù è molto molto purificante, pulisce molto molto bene il viso e vi lascia la pelle veramente senza impurità, quindi adoro, sono impazzita per questi. E poi, ragazzi, adesso mentre che mi strucco vi faccio vedere all'opera i prodotti. Io faccio così, lo bagno, vi dico, c'è anche una super promo con cui avete il 30% di sconto su tutto il sito Hello Body con il mio codice Carlita. Con questo codice avrete lo sconto su tutto il sito, quindi è un'occasione buona anche per provare la nuova linea Cara, che veramente è buonissima, appunto questi prodotti che vi ho mostrato, i dischetti, tutto, con questo codice Carlita, ecco qua, vedete, metto questo qua che è latte detergente, appunto per pulire il viso, e va utilizzato mattina e sera. Vi consiglio anche la mattina, anche se comunque non siete struccate, però una bella pulizia al mattino va fatta sul viso per eliminare le impurità, soprattutto se avete pelle mista e grassa. Vedete, lo passo sul viso, vedete come attira lo sporco, si vede lo sporco, ecco, ok, ed è bellissimo perché il bambù è super soffice sul viso, adoro, mi piace un sacco. Poi hanno dei profumi pazzeschi. Comunque vi dicevo, voi avete lo sconto su tutto il sito, quindi vi consiglio di provare assolutamente questa nuova linea Cara che è buonissima. Però se voi volete provare anche dei prodotti al cocco, che anche sono buonissimi, sempre di Hello Body, allora guardate nel box informazioni sotto che vi scrivo anche un altro super, super sconto per provare i prodotti al cocco. Comunque, ragazzi, è favoloso. Ok, dopo aver passato il dischetto, guardate, cioè è lurido su tutto il viso. Io che faccio? Lo sciacquo con acqua calda, mi raccomando, chiudete sempre la fontana. Odio vedere quelle fontane aperte mentre ci si lava i denti, ci si strucca il viso, non va bene, ragazze, perché comunque si spreca un sacco di acqua. Ok, l'ho sciacquato e a questo punto vado a passarlo, vedete, tipo sciacquare sul viso. Ok, a questo punto siete pronte per completare
la vostra detersione. Ragazze, con un altro dischettino pulito, sempre di questi qua di bambù, di Hello Body, quindi vado a sfruttare sempre le proprietà del bambù sulla pelle, applico il tonico, sempre questo qua della linea Cara, che è buonissimo per eliminare i pori dilatati, le impurità, è buono buono buono, questo qua vi chiude tutti i pori della pelle, vedete, lo metto abbondante, tipo un effetto seta sul viso. E purifica un sacco, il tonico essenziale per i pori dilatati, i punti neri, quindi io vi consiglio sempre sempre di utilizzarlo. Questo in particolare è veramente ricco di ingredienti che vanno a purificare il viso. C'è anche l'acido ialuronico dentro, c'è la niacinamide che è un ingrediente astringente, opacizzante, purificante per il viso. Ci sono vari estratti, ad esempio di liquirizia che è anche calmante, purificante, schiarente. La liquirizia ha un potere anche schiarente sul viso, quindi anche se avete segni, macchie, è ottimo. Ok, a questo punto, dopo aver passato il tonico, completo con la crema. Questi sono i passaggi che voi dovete fare per la vostra pulizia del viso, proprio quelli la base, per assicurarvi pelle pulita, morbida e profumata. Questo qua sembra tipo una crema da mangiare, una crema al caramello, è cremosissimo e buonissimo. Io sapete che faccio, tanto che l'adoro questa profumazione, me la metto anche sulle mani, una cosa che faccio sempre perché è buona. Poi la cosa bella è che idrata la pelle, la mantiene purificata, non unge e subito si assorbe, quindi io che vado sempre di fretta con Daniel, adesso ho i minuti contati, ha un effetto così liscio e setoso sul viso, vi giuro sembra di spalmarvi proprio la seta, è super super setificante questa crema, quindi a me mi ha fatto impazzire, la adoro. Ok, siete pronte ragazze per andare a dormire, la stessa routine la potete fare anche di giorno, perché ho detto non è una crema assolutamente pesante. Ok, quindi ragazze, guardate anche nel box informazione, comunque il codice Carlita vi dà il 30% di sconto su tutto il sito Hello Body, quindi approfittate perché sono veramente ottimi questi prodotti e vanno sempre a ruba. Visto che non so se si vedevano a causa della luce troppo forte, ve li faccio vedere anche qua, vedete? Questo è il tonico, questo è il detergente e questo è la crema. Questi sono invece dischetti, eccoli qua, vedete? Sono tantissimi e questi sono i due che ho utilizzato io, che sono da lavare. Top ragazze, ve li straconsiglio. Cucciola, cucciola di mamma, come stai dormendo? Io appena sistemo i cuscini, ragazze, vi dovete credere, lei subito si piazza sopra le scarpine. È vero, questi cuscini sono a misura di pupi, lei li adora e me li ammacca, perché poi dopo quando si toglie sta proprio la sua forma, l'impronta di pupi. Ragazze, allora, scusate se parlo a bassa voce, sono qua in camera da letto mentre Daniel si è appena addormentato e qua nella culletta, quindi devo parlare a bassa voce perché altrimenti si sveglia. Tutti i suoi giochini. Allora ragazze, sono stati giorni molto 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 frenetici, ma veramente veramente molto, innanzitutto perché siamo tornati da, comunque io ho partorito tipo 15-20 giorni fa e sono stati giorni molto intensi, innanzitutto perché comunque sono venute un sacco di persone a casa a trovarci, amici, parenti, quindi abbiamo avuto sempre sempre comunque la casa da sistemare, comunque abbiamo avuto sempre tanti impegni, quindi ovviamente siamo stati molto molto impegnati, poi con Daniel che comunque si sta ancora assestando, la notte ancora piange, non dorme, si sveglia tante volte per mangiare, comunque un po' di assestamento, queste sono le settimane più difficili. Poi vari controlli ho dovuto fare io dal ginecologo, lui dal pediatra, comunque varie cose che non sto qua a dirvi, comunque sono stati giorni frenetici anche per il lavoro, perché comunque io sto continuando a lavorare, a fare tutto, sia con lo shop online, sia il mio lavoro di influencer, quindi con la collaborazioni, Instagram, YouTube, tutto. E quindi è un po' impegnativo dover sincronizzare, di nuovo stabilire tutta la routine, a parte che sono stanchissima, ho delle occhiaie, sono veramente veramente stanca, mi devo organizzare tutti i tempi, ad esempio quando lui dorme, ecco, io mi ritaglio un attimo di tempo, e quindi riuscire a fare tutto non è nulla di impossibile, o basta semplicemente, però bisogna
trovare di nuovo l'equilibrio che comunque si è rotto. Inevitabilmente adesso ci sono nuovi ritmi, nuovi, quindi bisogna un attimo assestarsi. Quindi è stato, poi abbiamo avuto degli eventi, abbiamo avuto un evento sabato, abbiamo avuto vari eventi, infatti sabato siamo andati a questo evento, è venuto anche Armando, infatti vi ho messo il pezzetto, poi siamo andati a cena, siamo andati al sushi, quindi abbiamo scattato un po' di foto per delle novità in arrivo, comunque si produce sempre, siamo sempre super super impegnati, e adesso ad esempio stanno venendo degli amici a casa a trovarci che ancora non erano arrivati, non erano venuti a vedere Daniel, e io sinceramente volevo prendermi un attimo di tempo per parlare con voi, soprattutto per parlare con le persone che comunque mi vogliono bene e mi seguono con affetto, per spiegare questa cosa di Daniel. So che in tante di voi appoggiate comunque la mia scelta di non mostrarlo, però purtroppo anche su questa cosa sto avendo un sacco di critiche e un sacco di brutte parole, brutte cose. Allora, partiamo dal presupposto che, ragazze, voi lo sapete, io sono da tanti anni nel web, ormai internet è la mia passione, il mio lavoro, la mia vita è tutto. Ho sempre avuto un rapporto diretto con voi, sono sempre stata schietta e sincera, e vi ho sempre detto che il mondo di internet è veramente per alcuni aspetti molto molto marcio e pericoloso. Quindi io, che proprio lo vivo in prima persona, perché io comunque ci lavoro col web, voglio comunque tutelare e proteggere quella che è una cosa bella, ma così bella e preziosa, così fragile, che non mi sento ancora, anche perché voi lo sapete, io sono sempre stata, cioè ho sempre fatto quello che mi andavano. Molto spesso alcune persone dicevano: ah, ma perché fai questo, dovresti fare quello. A me non me ne è mai fregato, ho sempre fatto i video che mi piacevano, ho sempre fatto le cose che mi piacevano, perché vi ho sempre detto che se una cosa la fai perché te la senti di fare, ok, va bene, se no altrimenti non ci riesci, no, almeno io, cioè, sono in pace con me stessa e sono felice perché ho fatto sempre ciò che volevo fare, e ciò nonostante mi pento di alcune cose che in passato ho mostrato, alcune cose in cui a volte mi sono esposta troppo, a volte sono stata troppo sincera, troppo aperta, troppo limpida, e questo è stato un'arma a doppio taglio per me. È veramente stata una cosa che poi col senno di poi ho detto: ah, ma potevo evitare, potevo. Quindi non voglio fare lo stesso errore, e voglio spiegare appunto il perché ho deciso di non mostrare mio figlio. E fa strano ancora dire mio figlio, però perché ho deciso di non mostrarlo? Vi faccio un esempio semplice. Proprio qualche video fa, in effetti il video, quello proprio uno degli ultimi, se non l'ultimo, il penultimo, comunque se volete leggere i commenti, negli ultimi due o tre video comunque che ho pubblicato, praticamente a un certo punto si sentiva Daniel che piangeva in sottofondo e io che continuavo a fare il video, e ci sono stati non tanti, perché poi sotto centinaia di commenti, tipo due o tre, che dicevano: oh mio Dio, che mamma ingrata, oh mio Dio, che persona schifosa che sei, ma così per mantenermi, per non ripetere quello che hanno scritto, che hanno scritto cose veramente molto molto offensive e pesanti. Tu, lui piange, tu te ne freghi, oh, povero bambino, tutte queste cose che non sto a dirvi, non mi piace, non voglio utilizzare i termini che hanno utilizzato loro, ok? Il succo era questo, poi molto più offensivo, molto più colorito. E ora io non voglio né rispondere né giustificarmi con queste persone, perché cioè non ne vale proprio la pena, non è così superfluo, inutile, non so, dite voi, non so, comunque è proprio inutile sprecare fiato, e non sto qua a dovermi giustificare con loro, figuriamoci. Però vi voglio far capire, io, e soprattutto per questo genere di persone, che decido di non mostrare mio figlio, perché ora lo so che dietro questi commenti ci sono bimbo minchia, ci sono persone stupide, persone, ci sono molto spesso persone frustrate, persone cattive, appunto bambine, insomma c'è un po' di gentaglia basso livello, no? Che non merita neanche risposta, perché voglio dire, a parte il fatto che i bambini comunque si sa
che comunque non vanno presi subito in braccio quando piangono, va capito il pianto del bambino, proprio per loro, per comunque per dargli forza e dargli personalità e aiutarli a superare ogni cosa da soli, no? Fargli capire che, vabbè, è un concetto molto molto ampio, però comunque c'è, cioè, anche il pediatra, infatti, anzi io subito lo prendo e lui mi rimproverò, mi disse: tu mi raccomando, prendilo sempre appena piange, vedrai come troverai bene, vedrai lui come sarà. Adesso ci sono pareri discordanti, non iniziate a scrivere nei commenti: no, si fa così, no, si fa così. Ognuno fa quel che cavolo gli pare, perché ogni mamma sa, io mi fido del pediatra, dell'ostetrica, di tutti, però ogni mamma sa cosa va bene. È bene fidarsi anche del proprio istinto. Ogni mamma ama i propri figli, quindi non siamo qua a giustificarci e a dire nulla. Però è così, lui mi rimproverò perché io lo prendevo subito, quindi ovvio capire se un bambino piange perché ha fame, se un bambino piange perché vuole essere cambiato, per tante motivazioni, insomma, però comunque quasi sempre, a volte i bambini piangono e dopo, cioè i lattanti, no? Neonati proprio di pochi giorni, così, piangono e poi dopo tipo 5-10 minuti se li prendono. Se non li prendi, si addormentano comunque nella culletta. Tralasciando questo, che vi ripeto, non sto qua né a giustificarmi, né a dare spiegazioni a queste gente che non conosco, non so chi siano, me ne strasbatto di queste persone che mi commentano, e sono zero, sono aria. Quindi ok, però voglio dire, per se bimbo minchia, cioè io non sia mai mostro mio figlio, una di ste bimbo minchia, una di questi personaggi mi scrivono qualcosa di offensivo nel mio modo di essere madre o nei confronti di mio figlio dal punto di vista estetico, ma da qualsiasi punto di vista, perché lo sappiamo che ormai le persone giudicano tutto, se sei brutta, se sei bella, se sei bella, sei troppo bella, se sei brutta, sei troppo brutta, se sei rifatta, sei troppo curata, sei sciatta, ti giudicano tutto, come fai, fai, ti giudicano. E giudicherebbero il mio modo di essere madre, o potrebbero giudicare un'infinità di cose, come lo vesto, come ma di tutto, c'è, cioè, un mare, no? E quindi ho deciso che io non voglio esporre questa parte della mia vita, non voglio esporre lui perché ha 20 giorni e per me è troppo piccolo, quindi sicuramente io pubblicherò delle foto, non, anche perché è talmente così bello che veramente ogni volta che lo guardo, ogni volta che lo vedo, ogni volta dico: oh mio Dio, se sto là per voler pubblicare, no? Perché veramente è talmente bello che vorrei, cioè, mi viene da scrivere mille poesie, mille frasi su di lui, comunque gliele faccio comunque le foto e le conservo per noi. Quando le cose sono belle, così ho fatto sempre nella mia vita, le ho sempre condivise. Però, allora, sicuramente vi dico, mostrerò qualche foto solamente su Instagram, quindi voi seguitemi su Instagram, perché io su Instagram mi sento, vedo le persone, o forse perché hanno nome e cognome, quindi sono molto più consapevoli di ciò che scrivono, quindi proprio le stupidaggini, le cattiverie così ci sono, però di meno che su YouTube, sono più motivate, più costruttive, no? Più reali. Quindi mi piace di più da questo punto di vista Instagram, quindi mi sento più sicura là di poter pubblicare una foto, quindi sicuramente pubblicherò prima qualche foto a giorni comunque su Instagram, quindi seguitemi là. E invece per quanto riguarda YouTube, vi dico, voglio ancora aspettare un pochino, non so, perché poi io così sono fatta, può darsi pure che adesso domani, boh, cambio idea, gli faccio un video, lo pubblico, cioè. Quindi io sono molto, cioè io devo fare ciò che mi sento di fare e ciò che voglio fare, non c'è nessuno che mi può dire cosa voglio fare, cosa devo fare e cosa non devo fare. Però insomma, spero di avervi dato un po' le motivazioni principali per cui non lo mostro, principalmente perché per me è troppo piccolo, ha solo 20 giorni, quindi veramente non mi sento, anche perché comunque i neonati, i primi giorni di vita, cioè sono anche diversi da quello che poi saranno, cambiano moltissimo, no? Quindi secondo me far passare il primo mese è anche cosa buona e giusta, perché comunque i primi mesi, dopo il primo mese inizia a vedere proprio il viso, com'è, tutte le caratteristiche che cambiano.
Quindi questo è quanto, anche se lui è bellissimo e dolcissimo, quindi è un amore. Anche per questo sono un po' gelosa, vi dico anche la verità, ci sono tante motivazioni per cui non posso, anche perché sono un po' gelosa, voglio tenerlo tutto per me. Cioè anche se i familiari e amici lo guardano troppo, mi dà fastidio, però non so come spiegarvi, però sono molto gelosa, penso qualsiasi mamma, sicuramente, ecco, fatemi sapere nei commenti perché so che tante mamme anche su Instagram mi hanno scritto anche molto in privato. Vi voglio che voi lasciate però i commenti pubblici, ragazzi, mi raccomando, perché sono belli e vanno pubblicati, e anche e soprattutto per debellare, combattere e rendere pochi e piccoli quei commenti cattivi. Quelli belli li dovete scrivere pubblicamente, anche se io amo leggere i vostri messaggi, però pubblicamente vi prego, perché sono veramente veramente belli e tantissime avete scritto fai bene, non lo mostrare, tienilo per te, anche se io comunque gli voglio bene, anche se lo vorrei vedere, fai bene. Io vi dico, l'ho detto semplicemente perché lui è veramente a 20 giorni, per me è troppo piccolo, non me la sento ancora di mostrarlo, anche perché comunque su internet poi ci sono tante gente anche che malate, insomma, particolari, quindi anche per questo. Però sì, ve lo voglio far vedere perché è bellissimo, è troppo troppo bello, cioè adoro. Adesso poi abbiamo fatto anche delle foto, io ho fatto anche il servizio newborn, che è quello proprio alla nascita, che l'ho fatto, che aveva 10 giorni la settimana scorsa, tipo l'ho fatto, sì, bellissimo, ma vi giuro, quelle me le devo stampare, quelle le ho fatte principalmente, me le devo stampare, poi ve le faccio vedere anche su Instagram. Seguitemi, ho detto, perché tra qualche giorno pubblicherò sicuramente una di quelle foto bellissime, qualcuna di quelle le pubblico e sono troppo troppo belle, cioè lui messo tipo come un fagottino, lui con cioè, poi le dovete vedere, sono troppo troppo belle. Comunque ragazze, io niente, quindi spero di avervi spiegato tutto, ho parlato tantissimo tantissimo tempo e spero che mi comprendiate e mi appoggiate in questa scelta, in questa veramente questa decisione difficile, perché so che prima o poi lo mostrerò, so che lo mostrerò, però devo essere pronta, devo essere pronta a questa cosa, non è semplice per me, quindi spero che mi diate un po' di tempo e mi appoggerete, voi che mi volete bene, mi seguite con affetto. E niente, io vi mando un bacio grande, adesso mi riposo altri 2 minuti e poi devo dargli da mangiare. Quindi vi saluto, vi mando un bacio grande, voi lasciate tanti like al video e fatemi sapere nei commenti cosa è importante, quali altri video vorreste. Quello della stanzetta già me l'avete chiesto, sto aspettando che mi arrivi un altro mobile, abbiamo finito di sistemare, è diventata bellissima e vi faccio il video. E fatemi sapere cos'altro volete, io farò sempre vlog, cosa mangio, questi qua li farò, però vorrei fare anche qualche video che voi mi richiedete, non so, fatemi sapere qualche mukbang speciale, non so, ditemi voi cosa vorreste vedere e io lo farò. E mi raccomando, venite su Instagram per vedere le foto di Daniel.